Una scuola che non ha pace. Si potrebbe commentare così la notizia data dal presidente della provincia di Pistoia, Rinaldo Vanni, che riguarda il liceo artistico Petrocchi. Definendola una notizia bomba, Vanni ha comunicato che la succursale Bolognini della scuola presso l'omonimo teatro è sotto sfratto. Uno sfratto comunicato per lettera dall'avvocato della proprietà. La provincia farà ricorso, ma la situazione è molto complessa da risolvere. Un fulmine a ciel sereno, perché con la proprietà che avevo personalmente incontrato qualche mese fa, eravamo rimasti concordi che avremmo lasciato liberi gli spazi dei Bolognini a fine anno scolastico in corso, quindi a giugno, massimo luglio, e pochi giorni fa invece mi è stato recapitato, notificato alla provincia lo sfratto in cui viene chiesto la proprietà attraverso il legale il rilascio dei locali al 10 di aprile e quindi in questo caso si avrebbe una interruzione del pubblico servizio. Soluzioni alternative al momento non le avete sul campo? No, assolutamente non abbiamo soluzioni, anche perché voglio dire, la questione della succursale è una questione complessa in cui ci sono delle verifiche su locali che sono in corso, ma che ovviamente si parla eventualmente dall'anno scolastico nuovo, quindi da settembre, per cui non abbiamo ovviamente nessuna soluzione rispetto a quello dov'è attualmente la succursale del Petrocchi. Come è noto, il comune di Pistoia, proprietario dell'immobile ex sede della Polizia Stradale, ha messo a disposizione lo spazio per farvi la nuova sede del Petrocchi, solo che per adeguare questo spazio occorrono diverse centinaia di migliaia di euro, fondi che la provincia non ha. Ora l'ente non chiuderà infatti il bilancio, che, salvo proroghe, ha scadenza al 31 marzo. E necessita l'immobile di interventi abbastanza importanti per adeguarlo ad accogliere una scuola. Per cui io invierò in giornata una lettera al Comune Pistoia in cui chiederò di farsi carico degli interventi e quindi di rendere idonei da un punto di vista di agibilità impiantistica e statica dell'edificio, per cui se il Comune Pistoia sarà in grado di assolvere a questo impegno, noi potremo anche stipulare un contratto di locazione.